Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti e di essere interessati al tema. E diciamo che in generale è un tema molto ampio, come diceva pure Enrico, quindi da una parte è anche un po' difficile riassumerlo in un paio d'ore. Diciamo che io ci proverò, spero che insomma, ci sia chiarezza nelle cose che dirò e soprattutto vorrei chiedervi se avete domande, insomma, interazioni di farle, perché insomma siamo, diciamo che facciamo un seminario un po' informale, no? Ci facciamo una sorta di chiacchierata. Dunque, in particolare io presento prima un minimo, come diceva Enrico, io diciamo, mi occupo di economia collaborativa da un po', è un termine che a molti di voi forse non dirà molto, poi adesso durante la presentazione spiegheremo un po' cosa si intende, perché diciamo che il problema un po' con l'innovazione è sempre anche quello dei termini, cioè a volte è anche difficile tra le persone che si occupano di fenomeni innovativi essere d'accordo sui termini che utilizzano, perché neanche esiste, diciamo, una tassonomia comune. Quindi oggi in particolare nel mondo diciamo, di tutte le persone che si occupano di questi modelli qua c'è molta discussione appunto su cosa è cosa, sul appunto qual è il significato o quali sono le cose che rientrano dentro a questo cappello, questo nome, economia collaborativa o sharing economy, che forse avrete sentito più spesso. E dunque, insomma, dicevo, è un tema aperto. Tanto vale, diciamo, iniziare raccontandovi pure un pochino di cos'è WeShare, che è una cosa qui. WeShare è un gruppo internazionale, nato come un network, è diventato poi nel tempo un'associazione no profit, nata a Parigi, che oggi, diciamo, conta su una sessantina di membri attivi. Membri attivi che si chiamano connectors, quindi connettori, che sono distribuiti un po' in tutto il mondo, in particolare in Europa, tra Parigi, le città, diciamo, dove sono più numerosi sono Parigi, Barcellona, Germania, Monaco, Berlino, Roma, insomma molte città spagnole, Londra, ma fino alla Siria con Damasco, piuttosto che gli Stati Uniti. Insomma, è un movimento globale ed è, diciamo, nel tempo poi si sta strutturando in un'organizzazione, diciamo, che ha sia diciamo, un braccio no profit, che quindi, diciamo, si occupa essenzialmente di ricerca e classicamente, diciamo, fa fundraising classico, quello che fanno le aziende, le associazioni no profit. E un ramo più invece orientato al mercato, in un certo senso tutti i connector sono più o meno dei professionisti, chi, diciamo, fa freelance, chi ha una startup, chi è un designer, chi, insomma, chi è un giornalista e così via. Quindi in un certo senso noi stiamo costruendo una struttura più chiara per fare in modo che le aziende, le pubbliche amministrazioni che vogliono poi sfruttare tutta questa competenza che è stata creata negli ultimi 2 anni, perché WeShare nasce nel 2012, possano diciamo, interagire con noi essenzialmente nell'impostare quelle che sono le loro strategie di transizione. Perché oggi noi, quando parliamo di economia collaborativa, di fatto riassumiamo dentro a questo quadro tutto ciò che riguarda appunto il tema del cambiamento, della transizione verso modelli sostenibili a lungo termine, sostenibili non solo dal punto di vista ambientale, che sicuramente, diciamo, è forse il tema più caldo oggi, anche dopo i dati recenti sul clima, che sono veramente drammatici, ma anche da un punto di vista di sostenibilità sociale, perché viviamo una società oggi che è estremamente polarizzata in tutti i paesi. Diciamo che nella ciclicità, appunto, siamo in una fase in cui c'è un'estrema polarizzazione tra accumulo dei capitali verso, diciamo, per esempio strumenti finanziari e così via, e invece problemi molto seri dal punto di vista di reddito e di, insomma, qualità della vita un po' sparsi in tutto il mondo, diciamo. Dunque, ho pensato che all'inizio fosse interessante e importante,
dare un po' un quadro di quelle che sono le radici, diciamo, da dove viene questo movimento. E inevitabilmente, quando si parla di fenomeni che in un certo senso nascono dal digitale, dalla rete, i precursori sicuramente del movimento dell'economia collaborativa, cioè i primi che in pratica hanno implementato modelli partecipativi, diciamo, collaborativi di produzione e di consumo, sono questi due signori qua, che sono Richard Stallman e Linus Torvalds, ovvero, diciamo, coloro che sostanzialmente hanno dato vita al movimento del software free e open source. Cioè hanno cominciato negli anni, in particolare Stallman fino agli anni 70 e poi Torvalds negli anni 80 e poi negli anni 90 a sviluppare quello che voi sicuramente conoscerete col nome di Linux, che è un sistema operativo per computer che oggi sta dentro al 70-80% dei telefoni che vengono prodotti, per esempio, col nome di Android, ma sostanzialmente appunto era il primo prodotto, software in questo caso, prodotto mediante modelli di partecipazione contributiva, cioè tanti sviluppatori nel mondo si connettevano a dei server, modificavano un lo fanno tuttora, modificano un software, contribuiscono sostanzialmente in tanti casi gratuitamente, in altri casi magari con dei stipendi pagati da aziende che utilizzano quel software, ma sostanzialmente contribuiscono a un bene comune, cioè creano un software che poi può essere utilizzato gratuitamente da tutti. E appunto, dicevo, il software è stato il primo dei campi, questo è New, questo è Linux. New era, diciamo, il nome, non mi dilungo su dettagli, però diciamo si parla degli anni 80 e anni 90. Dopodiché altre cose, diciamo, molto ben conosciute da un certo punto di vista, che un po' hanno seguito e hanno cominciato a esportare questo aspetto della partecipazione, della collaborazione al di fuori del mondo del software, li dobbiamo a questi due signori che sono Jimmy Wales e Lawrence Lessig. Jimmy Wales in particolare è il fondatore di Wikipedia e Lawrence Lessig è un avvocato californiano che ha inventato quello che oggi conosciamo con il nome di Creative Commons. Cioè sostanzialmente Wikipedia la conoscete, è un'enciclopedia, praticamente, come dire, una sorta di enciclopedia del sapere globale che viene prodotta in maniera completamente gratuita e partecipativa ed è accessibile a tutti, in un certo senso in modo molto simile al software di cui parlavamo prima, però qui si parla di conoscenza. E i Creative Commons invece sono delle licenze che vengono applicate, diciamo, ai prodotti intellettuali di qualsiasi tipo, design, progetti, testi, canzoni, musica, che ne permettono l'utilizzo, okay, in maniera gratuita, in cambio, diciamo, di cose tipo l'attribuzione, cioè io utilizzo una canzone in un video, okay, una canzone che ha una licenza Creative Commons, la posso utilizzare a patto che dia il credito, diciamo, a chi l'ha creata all'inizio. Quindi in un certo senso questo è stato un po' il continuum dal mondo del software verso nuovi fronti dei modelli collaborativi. Appunto Wikipedia nel 2001. Nel 2006 è uscito per la prima volta un primo, diciamo, libro molto corposo che di TapScott, che andava a diciamo, indagare appunto questo fenomeno della creazione partecipativa. Se pensate a YouTube, per esempio, che è nominato là, o Flickr o Facebook stesso, quello che diceva prima Enrico, cioè queste grandi aziende cosa fanno, in questo caso Google o Facebook, producono delle piattaforme software dove tanti utenti sostanzialmente generano contenuti in maniera gratuita, okay? E dunque, per esempio, se noi pensassimo a Facebook avrebbe un valore nullo se non ci fossero i contenuti prodotti dagli utenti sostanzialmente. Quindi in un certo senso il modello di Facebook si basa essenzialmente sul modello collaborativo e cooperativo, in cui i contenuti vengono prodotti dagli utenti, ma i profitti vengono accentrati sostanzialmente dal brand che gestisce la piattaforma. E comunque, tornando al libro, questo appunto fu il primo libro che in un certo senso andava ad indagare come i modelli collaborativi generati sulla rete potessero avere un impatto radicale nel trasformare appunto la rete stessa. Cioè prima di YouTube
non si è mai parlato di video online, non, si, non, non c'era, diciamo, era molto limitato l'impatto, mentre di fatto un modello partecipativo come quello di YouTube, in cui ancora una volta i contenuti venivano prodotti dagli utenti, ha generato questo gigante che poi, diciamo, ha radicalmente trasformato tutta l'industria dei contenuti. Se pensate alla, a quello che è successo all'editoria, un po' la stessa cosa oggi, i giornali online competono con centinaia di milioni di blogger in tutto il mondo, no? Quindi, diciamo, il modello, il libro indagava proprio questo aspetto qua. Ho voluto citare pure questo libro qui del 2007 perché proprio in quegli anni, diciamo, emergeva un approccio diverso nei confronti del consumo di beni tangibili, cioè emergevano appunto questi esperimenti, no, di consumo critico, okay, che poi, come vedremo più avanti, si sono uniti un po', diciamo, agli strumenti della rete e stanno oggi rappresentando un po' la nuova frontiera appunto dell'economia collaborativa più classica. Poi, bene, nel 2008 ci abbiamo avuto la crisi e questo è quello che è successo più o meno quando si guarda al prodotto interno lordo mondiale, e quindi, diciamo, a seguito della crisi abbiamo dovuto cominciare a fare almeno in parte dei nostri budget, e, insomma, tutti quanti avevamo meno soldi da spendere. Nel frattempo, in parallelo, diciamo, con questa radicale abbattimento della capacità di spesa e comunque questi problemi finanziari, proprio nel frattempo, se vedete, il 2008 sta qua, più o meno la crisi si trova circa qua in mezzo, c'è stata una enorme esplosione dei social network, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. Diciamo che proprio in quegli anni è definitivamente decollato il fenomeno ed oggi è praticamente un fenomeno di massa, ormai quasi penso la penetrazione in Italia di Facebook credo sia intorno all'80%, che è enorme, insomma, Facebook ha quasi più di 1 miliardo di utenti. Dunque, questa frase di questo signore, che si chiama Chris Anderson, appunto, diciamo, spiega il passaggio dalla impatto della trasformazione che i modelli collaborativi hanno portato sulla rete internet, e spiega come se nell'ultimo decennio, diciamo, tutte le industrie digitali sono state completamente travolte, trasformate dai modelli partecipativi, come dicevo prima, contenuti generati dagli utenti, social network, blog che contano più dei quotidiani, diciamo, questo appunto, questo, come si è diciamo, quello che abbiamo visto sul mondo digitale, nei prossimi 10 anni, secondo Anderson, che, diciamo, è il ex direttore di Wired US, è una persona che ha scritto un libro molto importante che si chiama La coda lunga, che spiega appunto come questi mercati si trasformano, nei prossimi 10 anni lo applicheremo alle risorse tangibili, al mondo reale in un certo senso. Dunque, diciamo, a un primo livello di astrazione possiamo suddividere gli ambiti di applicazione di questi modelli partecipativi in 4 aree. Questa è una diciamo, ripartizione puramente come dire, arbitraria, però, diciamo, è un punto di partenza che ci permette un po' di strutturare anche il seguito del seminario. Quindi, sostanzialmente, indagheremo come i modelli partecipativi hanno impattato su 4 aree, in particolare su quella del consumo, su quello della produzione, sulla finanza e sulla conoscenza. Qui ci sono un po' di esempi, questi sono quelli che abbiamo fatto prima, no? Come vedete, diciamo, non mi soffermo qui perché sarebbe inutile raccontarvi adesso, diciamo, cose, magari ne riparliamo dopo, però per chi di voi conosce alcuni di questi servizi potrà, diciamo, riconoscerli e come dire, può capire, insomma, di quello che parliamo. Qui per esempio si parla di, appunto, conoscenza aperta, Maker Faire, forse qualcuno di voi è stato l'anno scorso a Palazzo dei Congressi, dove si sono riuniti, diciamo, le persone che appunto producono elettronica, hardware, no? Qui vediamo piattaforme di crowdfunding,
di là ci sono, diciamo, tutti i marketplace dove le persone si scambiano beni e servizi, però ci arriveremo, non mi soffermo. Dunque, tutta questa economia collaborativa di fatto ha tre motivi principali, motivazioni principali, che sono la capacità di riconnettersi con le persone, quindi c'è una componente umana molto forte, un impatto positivo da un punto di vista di sostenibilità ambientale, quindi impatto positivo sul pianeta, e la capacità di poter generare anche dei profitti per le persone che imparano a utilizzarla e sostanzialmente possono, per esempio, generare dei profitti sulla base dei beni che possono mettere in condivisione. Faccio un esempio banale: se io presto la mia auto a pagamento posso generare un reddito, la stessa cosa se affitto casa mia su web, per esempio. E dunque, diciamo, questi sono i tre motivi principali. Tempo fa una ricerca di Campbell Mitton ha, diciamo, indagato quali sono sia i motivi razionali che quelli emozionali, e come vedete, diciamo, nei motivi razionali appunto c'è il principio della risparmio, il principio dell'impatto positivo sull'ambiente, aspetti legati alla flessibilità, perché faccio un esempio: se io non compro un'auto ma l'affitto quando mi serve, per esempio voi avrete visto le auto di Cartugo in giro per Roma, no? Car sharing nuovo. Se io affitto l'auto quando mi serve, sicuramente l'impatto sul mio stile di vita in termini di elasticità è molto migliore. Cioè, banalmente non ho la mia auto, se voglio cambiare città, la mia auto non rappresenta nessun tipo di blocco di problema. E c'è anche il discorso legato alla capacità di provare cose nuove, magari affittare un'auto oppure andare in vacanza in un posto nuovo a costi minori, diciamo, ti permette di, appunto, di provare. Dal punto di vista emozionale ci sono appunto molti motivi legati a aspetti, come dicevo, di relazione umana, quindi sensazione di comunità, aspetti appunto culturali, sentirsi parte di un movimento globale e così via. Dunque, questi servizi, diciamo tutti i servizi appunto collaborativi, sono caratterizzati da una crescita molto, molto, diciamo, molto marcata, esponenziale nella maggior parte dei casi, che è dovuta a un principio molto semplice, che è quello degli effetti di rete. Quando parliamo di servizi collaborativi parliamo dei cosiddetti servizi peer-to-peer, cioè dove sostanzialmente ci sono due persone o due entità che attraverso piattaforme più o meno centralizzate si scambiano beni, servizi o appunto, diciamo, lavoro, soldi, ok? E quindi il fatto che ci siano due persone in rete, ok? Che queste persone abbiano poi altre, a loro volta, altre connessioni, generano i cosiddetti effetti di rete che poi, diciamo, inevitabilmente producono una crescita esponenziale, perché se io provo un servizio e ho 10 amici a cui lo consiglio, se questi 10 amici hanno altri 10 amici, ovviamente capite che è molto semplice generare una crescita esponenziale. È differente, diciamo, l'idea quando c'è una persona che produce un servizio, magari un'azienda che produce un servizio e lo mette a disposizione a una singola persona, la reazione è lineare e quindi non si genera questa crescita così esponenziale. Il fenomeno è cresciuto molto, tant'è vero che è stato, diciamo, coperto dalle copertine di diversi giornali, diciamo, mondiali molto, molto conosciuti, cioè The Economist, Forbes, Time. Come vedete, The Sharing Economy è il nome, diciamo, che è stato usato all'inizio soprattutto per descrivere aspetti dell'economia collaborativa, che oggi appunto qualcuno comincia a chiamare in maniera diversa proprio per spiegare un po' la complessità. Però, diciamo, questa è la copertura media che ci ha avuto il fenomeno, che è molto elevata. E diciamo in maniera abbastanza egregia, un report di Altimeter dello scorso anno, credo di ottobre se non erro, ha identificato i tre motivi principali, diciamo, che hanno abilitato questi nuovi modelli di consumo e di produzione. E sono essenzialmente tre. Il primo è la crisi economica, come dicevamo. Quindi se io ho meno lavoro, tendo a
cercare nuovi modelli di reddito, quindi per esempio tendo ad affittare le cose che ho ad altre persone, a condividere la casa, l'auto o qualsiasi altra cosa. La tecnologia, cioè il fatto che oggi con i vostri smartphone siete connessi ovunque, quindi è molto più semplice, diciamo, connettere necessità e disponibilità di risorse tramite la rete, il web, il mobile e i social network, che di fatto hanno, diciamo, più che social network, questa, diciamo, questa trasformazione sociale che tra la, diciamo, tra l'esigenza di, culturale di visualizzare nuovi potenziali futuri sostenibili, diciamo una maggiore discussione sui temi della sostenibilità o in generale sui temi di, del consumo critico, legata con la penetrazione enorme dei social network, sostanzialmente ha risvegliato appunto questi aspetti sociali e quindi ci ha spinto verso modelli di consumo e di produzione che siano più interattivi, che prevedano più interazione tra persone piuttosto che interazione tra un'azienda e un cliente sostanzialmente. E il problema principale, diciamo, è questo, che questo meccanismo che connette due persone, diciamo, come dicevamo prima, spesso tende a, come dire, a superare barriere, monopoli e inefficienze che in un certo senso erano espressione dell'establishment. Ok, quindi se io dovevo, non so, affittare una macchina ieri, dovevo andare al negozio di Avis per dire, dovevo magari fare la fila, magari prenotare prima. Oggi con la tesserina del Car2Go esco, prendo l'auto tramite l'applicazione, quindi in un certo senso tutti questi meccanismi di connessione da pari a pari velocizzano e quindi mettono in difficoltà, diciamo, tutte quelle entità governative, aziende, che un po', diciamo, sulla inefficienza e sulla difficoltà di entrare in quell'ambito magari del business avevano fondato la loro prosperità. Cioè se un'azienda pensa che per te, diciamo, produrre quello stesso servizio come professionista singolo, come persona singola sia più complessa, in realtà, diciamo, con la trasformazione tecnologica che abbiamo questo non succede più e quindi tendiamo in un certo senso a, appunto, a superare queste barriere, queste inefficienze. Che succede? Che nel superare, diciamo, questa ovviamente dal punto di vista dei due peer sotto, delle due persone sotto, è positivo, ma da un punto di vista invece di chi viene chiamato tipicamente l'incumbent, cioè quello che esisteva prima della trasformazione, certamente può generare delle problematiche. Quindi che succede? Che sostanzialmente ci sono delle frizioni tra appunto quello che c'era prima e quello che c'è adesso, quello che ci potrebbe essere adesso. Le principali frizioni son dovute a inadeguatezze legislative. Faccio un esempio perché almeno è più chiaro. Se io affitto casa mia tramite una piattaforma web, una camera di casa mia, una persona che viene in vacanza, chi di voi conosce Airbnb? Uno, due, tre, quattro, cinque, insomma un buon 50%. Airbnb è una piattaforma, faccio l'esempio che a me è più chiaro, è una piattaforma dove io posso mettere a disposizione degli altri una camera di casa mia o l'intera mia casa tramite web a pagamento. Quindi tu puoi andare a casa di Enrico, gli dici io vengo il weekend tot, lui mette a disposizione la sua casa, la sua camera a 30 euro al giorno, per dire, e io magari invece che spendere 150 euro di albergo al giorno spendo 40 euro per affittare la camera a casa di Enrico, e magari la mia esperienza da turista è pure migliore perché io conosco Enrico, magari andiamo a berci una cosa insieme, mi porta al ristorante dove mangio meglio rispetto magari a quello dell'hotel. Il problema principale in questo caso è che, ok, Enrico come le paga le tasse su questi soldi che io gli ho dato? E se io cado dalle scale di casa del Rico, che succede? E se io do fuoco a casa del Rico? Diciamo che manca appunto tutta questa diciamo, infrastruttura di legale, legislativa, di assicurazioni, servizi, certificazioni, che tipicamente, normalmente nei servizi all'utenza, viene richiesta, diciamo, a chi
fa il servizio proprio per garantire la qualità, diciamo, e la sicurezza dei clienti sostanzialmente. Pensate anche ai taxi, non so, per dire, no? Se io metto la mia auto a disposizione per dare passaggi alla gente, magari io sono un cattivo, un pessimo guidatore, diciamo, questo può generare dei problemi, mentre il tassista magari è soggetto a uno screening, che non si ubriachi prima di prendere il taxi, magari non fumi erba o non sia un drogato. E diciamo, questo quando il mercato è appunto, io affitto l'auto di una persona normale, tipicamente non ce l'ho. E questo sta generando, diciamo, moltissimi più che problemi, moltissima discussione, che include appunto organismi legislativi, piuttosto che società di assicurazioni che stanno creando nuovi pacchetti assicurativi che coprono questo tipo di utilizzi e così via. Tra l'altro, se vi interessa il tema, il 29 maggio faremo una conferenza a Forum PA, Palazzo dei Congressi, che sarà esattamente su questi temi qua, cioè di come la pubblica amministrazione si adegua a questo nuovo modello di consumo. E di fatto che succede? Che per esempio abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni, forse meno, un paio d'anni, delle grandissime frizioni tra quelle che noi chiamiamo lobby, ma sostanzialmente sono, come dicevo, gli incumbent, quelli che c'erano prima, e questi nuovi modelli. Abbiamo visto per esempio tassisti che squarciavano le ruote dei driver di Uber, che è una piattaforma per diciamo, mobilità diciamo, collaborativa, che si, diciamo, si confronta con i taxi, piuttosto che abbiamo visto la città di Amsterdam proibire Airbnb e poi dopo qualche mese renderlo di nuovo possibile, ma soltanto per una durata limitata. Diciamo, queste frizioni in tutto il mondo sono state moltissime, tranne che in Italia sostanzialmente, perché diciamo che in Italia c'è stata qualche frizione soprattutto tra Uber e i tassisti sostanzialmente. Uber, ve lo spiego in due parole, è una piattaforma, diciamo, che in primis ha riguardato gli NCC. In che modo? È un'applicazione che chi aveva licenza NCC poteva scaricare e in sostanza permette di prenotare l'NCC tramite applicazione mobile, cosa che tipicamente per legge non sarebbe propriamente possibile, perché tu, o meglio, diciamo, non era propriamente attesa, perché idealmente tu l'NCC avresti dovuto prenotarlo per tempo e così via. Quindi, diciamo, l'esperienza simil taxi con l'NCC in teoria era illegale. Poi Uber è andato avanti nel tempo, ha proposto, e tipo circa 2 settimane fa ha portato in Italia, tra le prime piattaforme, quello che si chiama Uber Pop, che sostanzialmente permette a chiunque, non solo agli NCC, di fare questo tipo di servizio, quindi con qualunque auto privata, di poter dare passaggi a pagamento, ok? È proprio un servizio da pari a pari, diciamo. Io non sono un professionista, cioè la mia auto è una risorsa che metto a disposizione della mobilità cittadina, in un certo senso. Però, come potete pensare, ancora di più Uber Pop rispetto all'Uber normale è ancora più complesso da gestire, perché ripeto, io non sono sottoposto a nessun tipo di screening sulla mia capacità di guida, nessuno sa se io un minuto prima mi ero drogato e poi sono andato in macchina, oppure semplicemente la manutenzione della mia auto magari non è propriamente quella che dovrebbe averci il tassista o l'NCC. Quindi, diciamo, questi temi qua in Italia sono stati abbastanza caldi, soprattutto a Milano c'è stata una forte diciamo, protesta dei tassisti nei confronti di Uber, ma per esempio riguardo Airbnb non si è ancora legiferato sostanzialmente niente. Oggi l'Italia è, se non erro, il secondo paese in Europa per quanto riguarda Airbnb, con dei numeri impressionanti e una crescita enorme, e ad oggi in Italia sostanzialmente non è coperto da nessuna legislazione ad hoc, cioè non c'è stata nessuna riflessione specifica. Le persone che affittano le loro camere, stanze, case non sanno come, in un certo senso, non sanno com'è il modo giusto per pagarci le tasse. Qualcuno evidentemente le paga, la stragrande maggioranza non le paga. L'assicurazione a oggi copre per esempio i danni che io posso fare a casa di una persona, perché Airbnb di suo, diciamo, copre fino a $1 milione, $1 milione di euro
i danni che può generare la persona che sta a casa tua, ma se quella persona ti cade dalle scale, tu vai in galera sostanzialmente. Questo succede pure normalmente quando io ho casa mia e invito delle persone a casa, se non c'ho un'assicurazione per la casa è, diciamo, la situazione è comune, però ovviamente se io lo metto su Airbnb tendo ad avere molte più persone a casa, no? Quindi in un certo senso è qualcosa di urgente, no? E anche per questo abbiamo organizzato questa conferenza del 20, del 29. Su queste cose mi soffermo molto velocemente perché è un tema un po' specifico, però è un po' quello che aveva detto Enrico prima, cioè torniamo a parlare di Airbnb per farvi capire, diciamo, che come in ogni momento storico, quando c'è una forte trasformazione, una forte innovazione, è molto difficile controllare gli impatti che questa ha sulla società esistente, sul patto sociale esistente in un certo senso. E faccio un esempio: a San Francisco, dove è nata Airbnb, come quasi tutte le startup più innovative, si è generato un fenomeno molto forte di quello che viene chiamato gentrificazione, ovvero se io abito in un quartiere periferico di una città dove c'è una forte domanda, per esempio, di ospitalità, come a San Francisco, se andare a San Francisco con meno di 160 euro non dormire da nessuna parte sostanzialmente. Quindi è chiaro che se io metto a disposizione delle stanze a prezzi molto più vantaggiosi ci sarà molta domanda per una città come quella. Che succede? Che le zone magari periferiche, no, sono diventate molto più appetibili, sono migliorate in un certo senso. Quindi la gentrificazione di suo è un fenomeno positivo, migliora i quartieri periferici, no, e così via. Però che succede? Che migliorando ovviamente si alzano i costi degli affitti, si alza l'interesse delle aziende, delle real estate, diciamo, delle aziende immobiliari per quei luoghi, e quello che succede è che si genera un fenomeno secondario che si chiama eviction, cioè le persone che vivevano magari a San Francisco da 20-30 anni non hanno più soldi per viverci, quindi sono state espulse fuori molto più lontano, con un notevole peggioramento della loro qualità della vita. E dunque il dibattito sostanziale è che in molti casi questi disruttori, no, innovatori come Uber, per esempio Uber potrebbe mettere in difficoltà i tassisti in un certo senso, quindi diciamo che c'è un dibattito molto ampio nel discutere, ok, sì, bello, peer-to-peer, facciamo cose nuove, però bisogna essere onesti, diciamo, nel valutare gli impatti che questi servizi poi hanno poi effettivamente per una municipalità, per una città, insomma, da un punto di vista di gestione delle problematiche che generano. E quindi, visto che queste aziende producono profitti enormi, Airbnb è valutata quasi 10 billion, quindi significa 10 miliardi di dollari, e quindi, come pensate, cioè, da una parte ci sono grandi profitti, investitori che fanno tantissimi soldi, e dall'altra parte che sono impatti non solo positivi sulla società, e quindi, diciamo, la discussione è molto ampia su questo. Parlando di finanza, scusate, parlando di consumi, il punto qual è? Riassunto molto bene da questa frase qua. Appunto, il discorso oggi è essere capaci, essere intelligenti abbastanza per non comprare, non possedere oggetti, ma avere accesso agli oggetti o all'esperienza in generale. Quindi si passa, diciamo, dal paradigma della proprietà a quello dell'accesso, che è poi, diciamo, alla fine, se uno guarda bene, non è molto differente dal tipico vecchio caro affitto, ok? Il problema fondamentale è che, diciamo, il cambiamento fondamentale è che oggi, grazie alle piattaforme di rete, è molto più semplice connettere, appunto, risorse cosiddette idle, cioè risorse ferme da una parte, con chi ne ha bisogno, che sia un'auto, una casa, ma anche un trapano. C'è una frase molto bella che uso sempre perché è molto chiara, di Rachel Botsman, che ha scritto un bel libro ormai nel 2010, se non erro, che era il primo libro, diciamo, che ha affrontato il tema del consumo collaborativo cosiddetto, che si chiama Ciò che è mio è tuo, e che è un libro in cui appunto vengono spiegati questi fenomeni, e lei dice: a me non serve il trapano, a me serve il buco nel muro. Quindi in un certo senso è questo il passaggio tra la proprietà e l'accesso, oppure non mi serve l'auto, mi serve di spostarmi da punto A a un punto B. Appunto questo è il libro di cui parlavo.
come diciamo, forse vale la pena di nominare quei 4-5 verbi, perché vi chiariscono proprio bene che significa quando si parla di consumo collaborativo: scambio, condivisione, baratto, vendita e affitto. Però tutto questo fatto fra pari, fra persone, ok? Quindi la buona vecchia, la cara vecchia, non so, bacheca di annunci o eBay piuttosto che Craigslist, sono poi i predecessori di questo movimento. Ovviamente diciamo, nel tempo quello che succede è che si migliorano le esperienze grazie all'aumento della tecnologia, al miglioramento della tecnologia, al fatto che ci sono sempre più persone connesse a questi mercati da pari a pari, il numero di oggetti a disposizione aumenta, c'è quella cosa che si chiama normalmente sui mercati peer-to-peer, la liquidità aumenta, cioè ci sono più interazioni, più possibilità, e quindi quello che migliora è la vostra esperienza da utenti nell'affittare, nello scambiare, nel barattare una cosa con un vostro pari, cioè con una persona che conoscete solo tramite la rete sostanzialmente. Dunque, vi faccio un esempio con le auto, perché è molto chiaro. Parliamo di mobilità, ok? All'inizio l'unico modello qual era? Comprare l'auto. Quindi diciamo, questo era quello che potevo fare, no? Comprare un'auto di un brand piuttosto che di un'altra. Oggi comincia a essere possibile un qualcosa di nuovo. Quindi, come dicevamo, il car sharing cittadino, per esempio. Questi sono alcuni brand di car sharing, questo lo conoscete bene perché sta a Roma da poco. A Roma non siamo molto fortunati col car sharing, perché praticamente c'è soltanto Car2Go, ma in altre città, anche italiane, c'è più scelta. E quella che vedete sopra è, diciamo, è un marchio spagnolo che forse non conoscete, ma diciamo si tratta dello stesso aspetto. Quindi il passaggio dal possesso dell'auto all'accesso a delle automobili condivise. Questo è Car2Go, insomma, è un esempio molto, molto chiaro. Car2Go, vi faccio notare che è un prodotto di Daimler, cioè è un prodotto della stessa azienda che produce le auto, che però, avendo compreso che i modelli di consumo cambiano, ha cominciato a produrre mobilità più che auto. Quindi in un certo senso ha capito che la tendenza era per gli utenti di smettere di acquistare perché non avevano soldi, perché non vogliono avere impatto sull'ambiente, per tutti i motivi che abbiamo detto prima, e si è trasformata cominciando a fornire accesso a delle auto condivise piuttosto che a obbligarci a comprare l'auto. Addirittura dopo che è arrivata ancora una cosa ancora più potente, che è il cosiddetto ride sharing. Non so chi di voi ha usato mai BlaBlaCar o conosce BlaBlaCar. Conoscete BlaBlaCar? Sì? 4, 5, 6? BlaBlaCar è una piattaforma dove sostanzialmente, insieme a carpooling, insomma, in Italia sono molto usate. Sono piattaforme web dove voi potete, diciamo che io per esempio fra una settimana vado a Firenze in macchina o a Milano, posso andare su BlaBlaCar e scrivere: io tot giorno a quest'ora parto da Roma e vado a Milano e ho 4 posti in macchina. So che a me mi costa, non so, 150 euro il viaggio tra benzina e autostrada, forse un po' meno, 100 euro diciamo, ho 4 posti e li metto in vendita a 15 euro l'uno, ok? Quindi se io prendo 4 persone, loro mi daranno 60 euro, io ci metto i 40, sostanzialmente abbiamo risparmiato tutti, perché se io vado in treno a Milano mi costa 100 euro, in aereo uguale, se ci vado in macchina da solo, magari la macchina neanche ce l'ho, quindi quello che si condivide in questo caso sono i passaggi in auto, neanche l'auto. Quindi si condivide un sedile vuoto, sostanzialmente. E in Spagna, per esempio, questa è una slide che ho riciclato da una vecchia presentazione, in Spagna addirittura Vincent Rosso, che è il direttore di BlaBlaCar, se non erro, in Spagna, parla di 120 milioni di posti liberi ogni giorno. Che non so pochi, insomma. A oggi BlaBlaCar è presente in 10 stati in Italia e in Europa,
Come vedete, i numeri sono impressionanti, e soprattutto in Francia, il cosiddetto covoiturage, in francese è veramente ignobile, però diciamo questo fenomeno è veramente enorme. Cioè, oggi in Francia la mobilità condivisa è in crescita esponenziale, non solo, non si parla solo di auto, addirittura in Francia ci sono quasi tutte le città, ci hanno dei modernissimi servizi di car sharing cittadino, ci sono diversi brand, il brand municipale, cioè a Parigi c'è un brand che si chiama Velocar, che sono tutte macchine elettriche che voi trovate a bordo strada con i loro diciamo alimentatori, ma c'è anche il Velo, che è la bici condivisa, ok? Ma soprattutto il covoiturage, cioè quindi proprio i passaggi in auto, sono un fenomeno veramente enorme in Francia. Di fatto BlaBlaCar è un'azienda francese che è poi globalizzata in tutta Europa, cioè è partita da Francia, poi è andata a comprarsi delle aziende più piccole in tutta Europa. In Italia c'era Posto in Auto, che poi è diventato BlaBlaCar Italia. Come vedete, 600.000 passeggeri al mese, quindi diciamo questo per farvi capire che non stiamo parlando di piccole cose, stiamo parlando di aziende. Ancora una volta, BlaBlaCar come Airbnb è un'azienda che ha una valutazione molto corposa, si parla anche qui di miliardi di dollari. Un'altra cosa interessante che diciamo arriva è quello corporativo, cioè il car sharing in cui sostanzialmente tu hai una comunità che per esempio è quella dei dipendenti di un'azienda, ok? Ed è molto più semplice metterli, in un certo senso farli ragionare sul fatto che possono condividere dei passaggi in macchina. Magari l'azienda addirittura può cominciare a operare per favorire l'utilizzo del ride sharing corporativo, e questo significherebbe banalmente favorire l'incontro delle persone, creare un momento o una piattaforma, installare un software come questi, no? Per favorire questo processo, e addirittura magari a un certo punto spingere per avere degli orari di fine lavoro comuni. Cioè è inutile che magari io e te, che abitiamo nello stesso palazzo, andiamo via nello stesso quartiere, andiamo via a un'ora o mezz'ora di distanza per averci il doppio delle auto in giro, no? Questo diciamo è molto utilizzato soprattutto dalle aziende che fanno il bilancio di sostenibilità, e che è una cosa che dovrebbe essere sempre più utilizzata, molto più utilizzata, tanto è vero che ci sono delle aziende che stanno cercando proprio di fare dei prodotti. Cioè io vengo dalla tua azienda e vendo un prodotto per gestirti il ride sharing aziendale, sostanzialmente. Altra cosa da nominare interessante, BlaBlaCar, carpooling, nati come, diciamo, ride sharing nasce sulle lunghe distanze, perché è molto più semplice da un certo punto di vista, no? Cioè, sulle lunghe distanze io programmo il viaggio, quindi io lo so magari una settimana prima, quindi ho il tempo materiale sia io di mettere il viaggio sul portale, sia un'altra persona di andarsi a cercare il viaggio, ok? Quello che è successo è che piano piano stanno uscendo servizi di ride sharing urbano. Ride sharing urbano significa che io sostanzialmente, che è l'Uber Pop di cui parlavamo prima, cioè io ho un'auto, magari vado in giro, sto andando in giro, so che tu devi andare da un punto A a un punto B, simile a quello, al tragitto che sto facendo io. Onestamente vi dico, molto più spesso queste persone non stanno andando in giro, cioè cercano semplicemente di integrare il loro reddito facendo dei tassisti abusivi, detta in maniera molto diretta. Però diciamo questo è ride sharing urbano, una misura in cui praticamente tu sai, prendi un posto in auto, non prendi un'auto in car sharing. E Lyft è particolarmente interessante e carino, perché ancora una volta questo è nato a San Francisco, come immaginate i geek del Silicon Valley, hanno tutte queste idee strane. E le auto di Lyft le riconoscete perché hanno un baffo rosa davanti come quello. E c'è una molto carina che è Jump, che invece è un operatore europeo, dove l'auto di solito ha un cappello rosa, tutti rosa, non so perché, però c'ha un cappello rosa sopra praticamente. E insomma, anche questi sono fenomeni enormi, perché diciamo stiamo parlando di 30.000 passaggi in auto a settimana. Il Lyft è molto limitato ancora, eh? È limitato solo agli Stati Uniti e a alcune città degli Stati Uniti. Uber Pop, ne parlavamo prima.
EasyCar, questa è un'altra cosa interessante, piano piano stanno uscendo fuori anche questi, cioè mercati peer-to-peer di affitto di auto, cioè EasyJet in questo caso, che ha lanciato questo programma recentemente, per cui se io ho un'auto posso metterla a disposizione, no? Cioè tu hai un'applicazione, vedi dove sta la mia auto che è a disposizione, vieni da me, te la prendi, ovviamente l'auto c'è un dispositivo per diciamo accesso che si accende con la tessera, no? Quello si installa molto semplicemente, praticamente è come car affitto di auto però tra pari sostanzialmente, invece che andare all'Avis e prenderti la macchina e riportarla dopo una settimana o dopo 3 giorni o un giorno, vieni da me, io ti do l'auto mia, tu me la riporti dopo 2 o 3 giorni, e questo sostanzialmente è la stessa cosa, solo che invece che in ufficio Avis vai a casa mia, vieni a casa mia sostanzialmente. Tra l'altro è interessante pure dirlo perché Avis stessa, che è un'azienda di affitto di auto, circa un anno fa ha comprato uno dei primi servizi di appunto di car sharing peer-to-peer, che si chiama Relay Rides, e che praticamente Zipcar è un altro, dove appunto ci sono delle auto posizionate nella città che io posso prendere senza diciamo passare agli uffici, cioè l'affitto è molto più semplificato, l'esperienza utente era molto più semplice, e sono auto private. Dunque, Jumper abbiamo parlato. Una cosa interessante, beh, qui più o meno ho raccontato tutto, è abbastanza, diciamo, ecco questo qua è quello di cui parlavo prima, è abbastanza chiaro, diciamo, lo shift, torniamo un attimo qua, è abbastanza chiaro lo shift tra il possesso dell'auto e la condivisione, insomma, addirittura tra pari della stessa auto, quindi si è passato attraverso il car sharing, ride sharing e si è arrivato all'affitto tra pari. Abbiamo preso la mobilità, ma diciamo che ce ne sarebbero tanti altri casi, ma la mobilità è quello più semplice sicuramente, e forse vale la pena di citare anche altri aspetti interessanti, che sono la convergenza con servizi, con diciamo altri modelli di trasporto, per esempio in Italia stessa, qui è SNCF, che è la ferrovia francese, ma di fatto anche in Italia Enjoy, che è il car sharing di Eni sostanzialmente, nasce da una partnership con Ferrovie, quindi in un certo senso se io arrivo col treno in una città magari posso aver bisogno di un'auto, invece di affittarla normalmente prendo un'auto in car sharing, e quindi ci sta, diciamo, c'è questa visione della mobilità integrata finalmente. Vado un po' veloce perché abbiamo tante cose, quindi magari non mi soffermo su tutto. Vediamo un altro settore, che è quello della ospitalità. Ci abbiamo gli hotel, gli affitti di lungo termine e l'home swapping, no? Parliamo di affitti. Per prima cosa, una piattaforma molto interessante che è nata ormai diversi anni fa e che ha un po', diciamo, cominciato appunto a instaurare questo nuovo modello di condivisione di stanze o posti letto di fatto, è quello del Couchsurfing. È un servizio che addirittura permette di viaggiare e di andare a casa delle persone gratuitamente. Ok? Ovviamente il passo successivo è stato un po' l'istituzionalizzazione, è la Airbnb di cui abbiamo parlato, ovvero diciamo viene a casa mia ma a pagamento sostanzialmente. E per esempio è interessante sapere come è nato Airbnb. Cioè Airbnb è nato, come dicevo prima, San Francisco è una città molto complessa da un punto di vista di affitti e di ricettività hotel, perché è sempre molto frequentata e innanzitutto ed è molto anche costosa. Quindi in occasione di una conferenza, era il 2007 se non erro, questi ragazzi hanno creato questo prototipo di servizio in cui dove tu se avevi un posto, o addirittura Airbnb stava per
i materassi gonfiabili, non so se li avete presenti. Potevi mettere appunto questo materasso gonfiabile e mettere il tuo materasso gonfiabile online in maniera tale che le persone potessero affittarsi il posto. Io volevo mettere un esempio in italiano, ma non faccio il tempo. Come vedete, questo è Barcellona, ma potrei aprire benissimo il browser e farvi vedere che a Roma ci sono centinaia, se non migliaia, penso migliaia, che di annunci Airbnb. Come dicevo prima, la cosa interessante è che questi servizi generano questi effetti di rete e quindi crescono molto velocemente. Questo è molto velocemente la crescita di Airbnb dal 2009 in poi. Come vedete, all'inizio era sostanzialmente concentrato tra New York, San Francisco e altre città, poche città europee, tra cui c'era Roma. Come vedete, sono tutti i posti dove c'è più domanda e i prezzi sono più alti, ovviamente. Cioè, New York è peggio di San Francisco, se andate lì diventate pazzi, affittate un hotel e spendete un occhio della testa. Uguale, penso, più o meno Roma, come vedete Londra, insomma, questo era l'inizio. Questo è 2010, 2011 e 2012. Non ci sono i dati del 2013, ma sarebbero ancora maggiori, quindi come vedete la crescita è stata veramente esponenziale. A oggi ci sono circa appunto 500.000 annunci e addirittura Airbnb è previsto durante quest'anno che supererà in termini di notti dormite nell'anno Hilton, che è praticamente, diciamo, la più grossa catena di ospitalità del mondo, sostanzialmente. Quindi potete immaginare perché vale 10 miliardi di dollari. Airbnb, giusto per darvi un'idea, ogni volta che voi fate una transazione, cioè affittate una casa, per esempio, o una stanza, Airbnb si trattiene il 12%, cioè se non erro, della transazione, e più prende anche una fetta da chi affitta la stanza. Quindi sostanzialmente è un'azienda che genera tanti soldi, che per questo vale molto. Ovviamente, diciamo, le buone idee si affermano molto velocemente. Come vedete, questi sono tantissimi cloni di Airbnb. Okay. Di fatto in Italia non tutti sono molto, diciamo, non ci sono molti annunci, però già per esempio Medicasa è un'alternativa che molti utilizzano. Cioè, ovviamente ci sono delle differenze, no? Magari uno ha una particolarità rispetto a un'altra. La particolarità di quelli di casa è interessante perché non ti permette di affittare la casa, ma poi affitta solo una stanza, cioè prevede che tu devi stare a casa, perché diciamo punta un po' sul discorso dell'esperienza, lo scambio e l'incontro. Questo è, diciamo, un nuovo servizio che riguarda i clienti business. Tipicamente chi va in giro per affari, no? Affitta l'hotel perché ci pensa l'azienda, no? Okay. In realtà, diciamo, anche l'azienda prima o poi cominceranno a risparmiare, no? E quindi stanno uscendo dei servizi di room sharing, di renting, di affitto di camere e di case anche per targetizzare proprio al mondo del business. Su questo non mi soffermo molto, però un'altra cosa interessante è sempre nel mondo viaggi, che è un'altra espressione un po' dello stesso principio, è Viable, che è un servizio che mette in contatto viaggiatori e persone che vivono in una città, che magari amano fare da raccontare, diciamo, le bellezze della propria città, ovviamente a pagamento. E sostanzialmente, come ci potete arrivare molto semplicemente, anche qui stiamo parlando di qualcosa che va molto verso l'illegalità in un certo senso, perché in Italia almeno se vuoi fare una guida turistica ci devi un patentino, ok? Quindi già ancora una volta si capisce come peer-to-peer, servizi che mettono direttamente in contatto persone, vanno a, diciamo, rompere le uova nel paniere degli incumbent o delle lobby esistenti. Sempre sul viaggio, molto interessante, Eat2Eat. Praticamente è un servizio che permette a tutti quanti di andare a cenare, a pranzare a casa
di una persona, cioè io magari faccio, sono un cuoco, mi piace cucinare, metto la mia cena fresca di tramita a 13 euro a persona, tu vieni a casa mia, ti dai 13 euro, tutto tramite il portale, quindi diciamo, tutto, l'esperienza ancora una volta è fantastica, tu paghi un cartellino di credito online, vai a casa di questa persona, lui di cena, lo stavo insieme, è molto divertente. Io una volta, noi una volta durante un summit di Vichère a Barcellona avevamo credo tipo 50 persone a casa di un tipo che aveva organizzato questa cena, diciamo che non è andata particolarmente bene, però perché erano 50 persone era pure comprensibile. E quindi questo è un modo molto, diciamo, molto genuino pure di viaggiare, no? E conosce, no, le persone del luogo. Quindi in un certo senso sono servizi che hanno un grande successo, e a dirvi la verità Eat2Eat sta aprendo a Roma, cioè sta arrivando in Italia e sta puntando sull'Italia, proprio perché a noi degli anni ci piace cucinare, ci piace fare gli istrioni, no? Raccontare le nostre cose, quindi sarà molto utilizzato dai turisti. Etsy è un marketplace dove potete vendere e comprare direttamente da artigiani che fanno il famoso artigiano che prima faceva il banchetto, no? Andava in giro col banchetto a tutti quanti i festival. Oggi c'ha Etsy e magari vende un comodino risistemato a 400 euro, una cosa del genere. Diciamo, questo è il trend. TaskRabbit, altra cosa interessante, questo è un servizio che vi permette di, diciamo, condividere i cosiddetti, in inglese si chiamano errands, cioè le commissioni in pratica, idealmente. Cioè devo fare la spesa, devo comprare queste 10 cose, non ho tempo, pubblico un lavoretto su TaskRabbit, okay, e gli do un prezzo, non so, 20 euro. Che devo posare il giardino, devo lavare l'auto, devo fare ripetizioni, devo pulire una cantina, ok? Dunque, cose che dovrei fare io, magari non ho tempo, le metto lì e gli metto un prezzo sopra. Vi sembra interessante qualcosa, immagino, no? Cioè, il problema principale è che ancora una volta TaskRabbit fa i soldi su queste transazioni, ma quello che hanno visto facendo un po' un approfondimento sulla vita del cosiddetto TaskRabbit, cioè della persona che fa questi lavori, è che alla fine lavorano per stipendi che vanno molto più in basso rispetto allo stipendio minimo garantito statunitense, che già è di 6 dollari se non erro l'ora, quindi voi immaginate che se arriva a lavorare anche per 3-4 dollari l'ora. Quindi in un certo senso è come se, adesso diciamo non vorrei dilungarmi su questo, però è come se la necessità di generare questi grandi profitti per questi investitori che investono in queste start-up, che diciamo fanno disruption, no? Fanno cose molto innovative, alla fine va a produrre da un certo punto di vista degli impatti sociali notevoli, perché è vero che queste persone magari non avevano lavoro, ma diciamo rispondere generando un contesto dove vengono sfruttati ancora di più, diciamo non so quanto poi sia scusa? Anche trappare. Sì, anche trappare, esatto. E, insomma, non so quanto sia poi una risposta. Ovviamente, diciamo, ci sono delle contromisure, per esempio su TaskRabbit cercano sempre di garantire che di controllare, diciamo, che lo stipendio minimo sia più o meno garantito, ok? In questo senso sarebbe comunque un'opportunità, perché comunque sì, magari è pagata poco, però se io non ho lavoro magari posso dedicare il mio tempo, diciamo, a generare un reddito. Vabbè, questo ce ne sono decine anche qua, portali dove io posso condividere il cane. Cioè sostanzialmente io parto per un viaggio magari e il cane non so dove lasciarlo, magari lo lascia una persona che c'ha un profilo che io posso vedere, che magari c'ha altri cani e magari c'ha una storia di recensioni positive in cui le persone mi hanno detto: guarda, sì, questo mi ha tenuto il cane una settimana, ho trovato il cane una favola, stava felicissimo, non se ne voleva più andare. Allora, diciamo, sei più diciamo, tentato magari di fare una cosa del genere, ed è probabilmente una soluzione pure più divertente, diciamo più positiva anche per il cane, perché magari sta con una persona che è amante dei cani piuttosto che sta in una pensione per cani con altri 100 cani che magari
non vengono neanche troppo affettuosamente accuditi. Addirittura, tra l'altro, una cosa interessante che ho visto è che oggi esistono dei portali dove non è che tu lasci il cane perché vai in vacanza, semplicemente delle persone vogliono portare a spasso un cane ma non ce l'hanno, non hanno il cane perché magari non se lo possono permettere, allora possono affittare il tuo cane, ovviamente gratuitamente, diciamo, in questo caso. Ancora un po' così. Questo è un altro servizio molto interessante, la Machine de Voisin, che è un servizio francese, dove io posso affittare la mia lavatrice. E io ho parlato diverse volte con il creatore di questo prodotto, questo servizio, ed è interessante, lui mi ha detto che secondo lui il servizio viene usato più che altro come modo per conoscere persone nuove. Okay. Quindi ancora una volta si vede un po' questo aspetto umano, no? Questa necessità di riconnettere con le persone, cioè di averci anche parte dell'esperienza, diciamo, legata al conoscere persone nuove, no? All'avere un rapporto con altre persone. Ah, Reuse, questo l'ho messo perché è un bel progetto italiano che a cui consiglio di dare un'occhiata, che è un portale appunto per scambio e baratto asincrono, quindi io posso mettere diciamo le mie cose sul portale e poi le persone che hanno bisogno di comprarle o scambiarle con me lo possono fare più avanti. E qui si scambiano dagli oggetti per i bambini fino a oggetti digitali, vestiti, insomma, quindi c'è un grande marketplace. Sphinx è un parallelo di TaskRabbit in Italia, quindi anche qua serve per piccoli lavori, diciamo. Parliamo velocemente anche di finanza per farvi capire che, diciamo, questi modelli di connessione diretta e di condivisione si applicano a contesti e campi sempre maggiori e con sempre maggiore impatto anche da un certo punto di vista. Chi di voi conosce crowdfunding, Kickstarter? Ok, c'è una conoscenza abbastanza elevata. Praticamente i servizi di crowdfunding, i portali di crowdfunding permettono alle persone di finanziarsi dei progetti, diciamo, in sostanza. Ovviamente, come in tutte le cose che riguardano web e l'economia collaborativa in particolare, abbiamo centinaia di sfaccettature, quindi si parte da, come in questo caso, Kickstarter è notevolmente utilizzato, diciamo, per un paio di cose fondamentali. La prima è la produzione di oggetti, prodotti. Per esempio, io voglio fare questo telefono, questo orologio digitale. Come vedete, questo è stato un progetto notevolmente di successo, perché sono arrivati sti ragazzi, hanno chiesto $100,000 e sostanzialmente hanno ricevuto $10 milioni, perché il progetto era molto interessante, era carino. E quando si tratta di produzione di hardware, di prodotti, telefoni, scusate, orologi, piuttosto che qualsiasi altra cosa, un prodotto, diciamo, fisico, tipicamente il modello che viene utilizzato è la prevendita, cioè io posso arrivare sul portale, posso dire io mi comprerò questo oggetto quando sarà pronto, cioè mi compro questo oggetto, te lo pago subito, ma me lo dai quando è pronto, intanto te lo pago 100, 200, 300 euro, quindi tu hai i capitali che ti servono per produrre, ok? E, diciamo, è una puntata sulla fiducia, punto su di te, sulla tua capacità di poter poi realizzare questo prodotto, diciamo, sostanzialmente. Non sempre funziona, perché a volte le persone che hanno ricevuto questi soldi non sono stati tecnicamente in grado di realizzare il prodotto, per motivi loro, incapacità, piuttosto che complessità tecnologiche non avevano considerato. E il bello di Kickstarter, e il brutto anche, anche tempo fa uscì un articolo proprio sul blog dell'azienda che diceva che Kickstarter non è un e-commerce, quindi non pensate che voi comprate le cose qua, voi state donando a un creatore avendo fiducia che lui poi vi ripaghi a un certo punto. Ovviamente questo è molto più semplice che i progetti creativi, per esempio uno spettacolo teatrale, un CD, un disco, un libro, è molto più semplice che poi il produttore sia, il creativo sia realmente in grado di produrlo. E di fatto Kickstarter, una gran parte dei soldi che girano su Kickstarter supporta progetti creativi, cioè progetti di musica, arte, teatro. Quindi Kickstarter ha fatto moltissimo per l'industria creativa negli Stati Uniti e nel mondo. Oggi è presente solo in UK, in Europa, però arriverà prima o poi in Italia, se ne parla da un anno, ma, diciamo, prima o poi arriverà. E il modello che segue Kickstarter è semplicemente quello di prendersi un pezzetto di queste donazioni.
vi faccio notare che Kickstarter l'anno scorso ha raggiunto una quota di finanziamento di $1 miliardo, cioè ha finanziato progetti per $1 miliardo, e Kickstarter ha 10 dipendenti che stanno in un bel loft di New York e hanno generato $1 miliardo di progetti. E questo appunto è la stima, diciamo, di quanto sarà l'impatto del Kickstarter, del crowdfunding nel 2013, e se parla in totale, diciamo, più o meno di 5 miliardi di dollari, non solo Kickstarter ovviamente, di tutte le altre piattaforme. Queste sono un po' di piattaforme che vi racconto velocemente per farvi capire anche qui che la diversità è un punto molto importante, cioè la capacità di andarsi a scoprire e a sostenere una nicchia particolare. Started è per tutti i progetti italiani, anche Music Razer, ma poi ci arrivo. Apple è un po' il Kickstarter italiano da un certo punto di vista, sono tra i primi diciamo portali di appunto di reward, quello cosiddetto reward based crowdfunding, cioè io ti do soldi e tu mi dai un reward, un premio alla fine quando è finito. Started è nato con una visione un po' diversa, che cercava di contabilizzare nell'economia contributiva intorno ai progetti anche le contribuzioni non monetarie. Nel tempo è poi evoluto, adesso Started è una piattaforma cosiddetta white label, cioè io posso utilizzare la piattaforma di Started per i miei progetti di crowdfunding senza metterli su un portale, cioè magari gestendomeli sul mio sito, ok? Mi installo il software sostanzialmente e utilizzo per fare crowdfunding. Quindi diciamo il punto fondamentale del crowdfunding è interessante, è che sia importante stare su una piattaforma, magari Kickstarter c'ha talmente tante visite, gente che va là solo perché vuole trovare progetti a cui donare dei soldi, però nella buona sostanza un progetto di crowdfunding può riuscire soltanto se c'è una forte comunità intorno a un'idea, a un progetto, no? Perché poi sono quelli che vi daranno i soldi, sono le persone che vi conoscono, magari hanno fiducia nel progetto, questa parte è molto importante. Quindi, diciamo, faccio un esempio, Started ha sostenuto due progetti molto belli. Uno erano quello dei 100 orti di, Slow Food. E l'altro è stato un progetto meraviglioso che ha sostenuto l'International Journalism Festival di Perugia, se non erro. Perugia, che quest'anno aveva, semplicemente gli erano stati tagliati i finanziamenti. Quindi non sarebbe successo, un festival molto di successo, molto apprezzato, che ha messo su insieme a Started una campagna di crowdfunding che ha raccolto più di 100.000 euro. Quindi diciamo c'era una forte comunità di persone che adoravano quel festival e che l'hanno sostenuto praticamente. E questo è, diciamo, Started come sta evolvendo. Poi c'è altre due o tre cose, Ulule è molto simile a Apple, diciamo, si parla sempre un simile Kickstarter. Goteo è un progetto spagnolo molto interessante che finanzia solo progetti sui beni comuni, cioè finanzia solo progetti che producono beni comuni, software open source, non so, che riguardano, diciamo, i beni comuni, quindi creazione di, diciamo, valore per comunità, quindi condivise, accesso libero e così via. Molto interessante. E Music Razer, che invece è un portale che serve per finanziare musicisti, e io ci ho recentemente finanziato i ragazzi di Sostanze Records, che è una net label, cioè una etichetta che produce musica sul web, che rilascia la sua musica in Creative Commons, quindi free for use, cioè potete scaricarla, ascoltarla senza pagare, e hanno sostenuto la loro 50ª release, un vinile sostanzialmente, facendo una campagna in cui hanno chiesto 3.000 euro, e circa una sessantina, credo, di donatori hanno comprato questo vinile. Io gli ho dato 40-50 euro, non ricordo, e loro mi danno, quando si ricorderanno, mi daranno un vinile, perché sono l'ultimo, quanto mi hanno detto l'altro giorno, un vinile e una maglietta. Però è stato bello perché i loro fan l'hanno sostenuto, gli hanno fatto creare, diciamo, considerando cose con tutto che loro producono musica gratuita, quindi diciamo loro non vendono la musica, loro, diciamo, avevano proprio bisogno di questo sostegno. Aspetto interessante su cui l'Italia è incredibilmente, diciamo, e un po', diciamo, raffazzonatamente leader,
è stata la legislazione sul equity crowdfunding. Allora, questo è un concetto sembra difficile, ma in realtà è molto semplice. Quando io creo un'azienda, tipicamente, soprattutto startup, diciamo, però quando creo un'azienda ho bisogno di capitale. Quello che faccio tipicamente è che raccolgo capitale dagli investitori, ok? Magari uno mi dà 500.000 euro, l'altro mi dà 200.000 euro, l'altro mi dà 100.000 euro, alla fine ci mettiamo d'accordo, io creo questa azienda, io ho il 30%, magari l'investitore c'ha il 50%, l'altro investitore c'ha il 20% e così via. Però il problema qual è? È che gli investitori sono pochi, le trattative sono complesse, quindi cosa è stato inventato? Appunto questo equity crowdfunding, cioè un modello che applica il principio del crowdfunding, cioè una piattaforma online dove io posso raccogliere denaro, però da investitori invece che da persone che magari si preacquistano un oggetto o mi prefinanziano un biglietto di uno spettacolo teatrale, cioè mi danno proprio dei soldi perché vogliono partecipare al capitale dell'azienda che io sto creando, ok? Quindi è un modo di raccogliere investimenti, cioè la cosa potente è che io posso investire in un'azienda anche 10 euro, non per forza 100.000 euro, magari non 10 euro, però 2.000 euro. Quindi è un modo per avvicinare i piccoli investitori al mondo delle start-up. Ok? Anche qui con tutti i rischi del caso, perché ovviamente diciamo il mondo delle start-up è un mondo molto rischioso, dove io personalmente ho investito spesso, non ho tirato fuori niente per adesso, però diciamo è un modo nuovo, no? È un modo nuovo di permettere una cosa nuova e vedere che risultati avrà. In Italia ci sono oggi soltanto, se non erro, una piattaforma che è stata accreditata da Consob, perché a differenza ovviamente del reward based crowdfunding, questo tipo di piattaforme hanno bisogno di accredito Consob, e i numeri penso siano veramente ridicoli, però diciamo la legge lo permette. Questo è stato fatto poi dopo anche negli Stati Uniti e in Francia, se non erro. Altro aspetto crowdfunding interessante è quello del crowdfunding locale, cioè praticamente io devo aprire una zona edicola o un caffè, ok? Se mi riferisco a una comunità locale, magari ci sono delle persone che vogliono darmi una mano per un caffè perché pensano che sia utile, ok? Quindi diciamo questa è un'evoluzione più localistica del crowdfunding. Vabbè, questo è il goteo di cui parlavo, cioè il discorso dei beni comuni. E questa è invece una sfaccettatura un po' diciamo legata a crowdfunding, ma che è un qualcosa in più, che è il mondo del prestito tra pari, che in un certo senso in Italia è nato prima del crowdfunding, che però diciamo oggi si sta un po' consolidando, soprattutto in paesi come UK, dove lending club, vi chiarisco, prestito tra pari significa questo: io ho bisogno di praticamente è un marketplace dove vengono messi a contatto persone che hanno soldi da investire risparmiatori, cioè gente che magari semplicemente vuole un ritorno sul capitale un pochettino maggiore dei ridicoli ritorni dei conti deposito, più che 2,5%, magari voglio il 3,5%, una cosa del genere. Quindi sostanzialmente queste piattaforme mettono a contatto persone che richiedono piccole somme, piccoli prestiti, ma magari per comprarsi, non so, una barca piuttosto che fare un investimento sul negozio che hanno, no? E che si impegnano a ritornare questi soldi a quelli che gli hanno prestato. La funzione che i soldi che investono gli investitori tipicamente vengono distribuiti. Se io metto 10.000 euro in Lending Club distribuisce i miei soldi su tantissimi investimenti in maniera tale da diminuire molto il rischio che poi la persona non mi ripaghi, no? Perché magari su 100 persone che chiedono un prestito, inevitabilmente una non ripaga, cioè un po' come con le banche, no? Però sostanzialmente è come i prestiti con i finanziari, le banche non fanno altro che prestare soldi dei risparmiatori ad altri risparmiatori. L'unica differenza è che qui non c'è la banca, c'è una piattaforma web, ok? Quindi pensate quanti soldi in meno servono, semplicemente per le filiali della banca, l'impiegato della banca, tutti i controlli bancari, tutto il resto. Quindi che succede? Che queste piattaforme riescono a dare dei rendimenti più elevati rispetto a quelli che danno le banche,
e mantengono prospettive di rischio addirittura minori da un certo punto di vista, perché la persona che chiede l'investimento, per esempio, ha un suo bel profilo, cioè spiega tutto, spiega perché sta chiedendo i soldi, ha il suo profilo di magari ha chiesto un prestito prima e è stato ha restituito tutti i soldi in tempo, quindi diciamo è una connessione tra chi ha soldi da prestare e chi ha bisogno dei soldi. E tipicamente funziona meglio dei prestiti bancari, tanto è vero che questa la crescita del Lending Club in UK, come vedete anche qua si parla di crescita esponenziale, e Google ha investito l'anno scorso nel Lending Club una quantità di denaro che ha portato la valutazione del Lending Club a circa 1.600.000 dollari, che non so, pochi soldi insomma. In Italia credo ce ne siano diverse, probabilmente quella più famosa è Zopa, se non erro, in Italia. Quindi se avete soldi da investire, fateci un pensierino, magari potete generare dei redditi, dei ritorni abbastanza interessanti. Vabbè, qui non mi soffermo nel dirvi che banche come BBVA hanno dato un outlook abbastanza interessante sul fatto che il crowdfunding genera una sfida per le banche. Crowdfunding si intende prestiti tra pari, crowdfunding in generale, perché se io devo fare anche quegli orologi che abbiamo visto prima, no? L'alternativa qual era? Andare in banca e chiedere soldi alla banca se non c'era l'investitore, no? Altra cosa, diciamo, simile al discorso che facevamo prima dei prestiti peer-to-peer, sono numerose piattaforme che connettono persone direttamente per scambiarsi denaro online in maniera molto trasparente, e la successiva successivo passo è quello delle monete alternative. Faccio un esempio di un sistema di moneta alternativa, diciamo complementare, molto famoso, che è quello, poi qui non vorrei dire cavolate, che c'è Pierluigi che è un espertore su queste cose qua, ma sostanzialmente WIR è un circuito di moneta complementare svizzero nato diversi decenni fa e che oggi è veramente molto forte. Esistono addirittura banche che fanno prestiti, no, in questa moneta, ed è un po' il precursore, addirittura è nato prima di internet da un certo punto di vista. Nel tempo poi, diciamo, ci sono stati diversi esperimenti per currency locali alternative anche in Italia, poi ne riporto due. Una è l'arcipelago Shek, che forse qualcuno di voi conoscerà, perché è stato anche a Roma, c'è una storia abbastanza forte, e Sardex, che è un progetto invece appunto sardo, che riguarda un sistema cosiddetto di business exchange network, cioè sono aziende che utilizzano questa moneta, diciamo, per scambiarsi servizi in conto valore, praticamente. Quindi invece di comprare da una tipografia, per dire, e di vendere a un'altra azienda, magari io e la tipografia abbiamo dei bisogni complementari, ci scambiamo dei servizi utilizzando questa moneta. Il fatto che la moneta disintermedia, diciamo, queste necessità di baratto, quindi rende molto più semplice barattare i servizi, perché magari io, ripeto, invece di dover fare uno scambio diretto con un'altra azienda scambiandoci servizi per noi, posso scambiare i miei servizi con un'azienda in cambio di una moneta che disintermedia il suo scambio, e poi questa moneta utilizzarla per comprare servizi da un'altra. Ok. Estremo, diciamo, mondo delle monete alternative, molti di voi avranno sentito parlare di Bitcoin. Chi l'ha sentito parlare? Tanti. Sostanzialmente, ormai sta pure un po' in giro sui giornali mainstream, manca solo che arrivi a tutti i giornali, però Bitcoin è una cosiddetta cryptocurrency peer-to-peer. Cercherò di spiegarvelo in maniera semplice e molto veloce, però anche qui vorrei spiegarvelo perché vi dà proprio un'idea della potenzialità che questi modelli nuovi, queste tecnologie ci mettono a disposizione. Bitcoin è una moneta che è fondata su un protocollo molto semplice, anch'esso open source, cioè il client stesso, che è una moneta elettronica. Il software, diciamo, che gestisce questa moneta è un software open source, cioè tutti quanti possono vedere come è scritto e così via.
è stata creata da un tipo che si chiama, diciamo che nessuno sa come si chiama in realtà, perché è uno pseudonimo, si chiama, lo pseudonimo è Satoshi Nakamoto, e, nel 2009 se non erro, e praticamente questa persona dopo aver creato questo software è scomparsa, non si sa più, non si è saputo più nulla, ok? Che succede? Che questo sistema si basa su un principio molto semplice. Questa moneta, non vi spiego i dettagli, ma sostanzialmente non ha bisogno di una banca per esistere. Perché esiste grazie al fatto che ci sono su tanti computer nel mondo dei software connessi tra loro che mantengono praticamente un registro dove, come immaginate un librone gigante dove sono segnate tutte le transazioni. Okay, tra persone che si sono scambiate su Bitcoin, come se ci avessimo un libro gigantesco che racchiude tutti quanti, diciamo, mettiamo che noi siamo una comunità, noi ci scambiamo dei soldi e sul libro scriviamo tutto e ognuno di noi ha una copia del suo libro che viene, diciamo, aggiornata in tempo reale. Okay? Non mi dilungo sulla tecnicità, però sostanzialmente che significa? Che grazie al fatto che esiste internet, esistono computer connessi alla rete, sostanzialmente Bitcoin non ha bisogno di una banca per esistere, okay? Ed è sicuro, più sicuro della media, diciamo, delle carte di credito, okay? Come infrastruttura. Quindi di fatto è una moneta nuova che sarà inventata circa 4 anni fa, che negli ultimi 4 anni è cresciuta notevolmente in valore, oggi vale circa 500 euro ogni Bitcoin, all'inizio valeva poche centesimi di euro, okay? Perché tutte queste persone hanno, diciamo, hanno puntato un po' sul fatto che Bitcoin non potrà mai essere, da un certo punto di vista, disattivato da nessuno, perché anche se lo renderanno illegale, di fatto, diciamo, non è possibile tecnologicamente spegnerlo, ok? E diciamo, questo sistema permette di scambiare soldi, Bitcoin, tra me e qualsiasi altra persona nel mondo in maniera completamente anonima. È infatti chiamata per questo cryptocurrency, perché è una moneta criptica, cioè posso applicare una crittografia, cioè posso fare in modo che sia impossibile per chiunque capire che io ho mandato dei soldi a Pierluigi, ok? Ovviamente questi sono Bitcoin, ma poi esistono nel mondo decine di posti dove forex, dove io posso trasformarli in soldi, ok? Quindi, diciamo, è una sorta, è come se fosse un oro digitale, diciamo, ok? E anche qua si parla di diversi milioni di dollari di controvalore, diciamo. Dunque, facciamo un minimo di una riflessione adesso più o meno avanzati nel seminario, no? Ci sono, per questi aspetti legati al consumo collaborativo, ci sono alcuni, diciamo, chiavi principali. La prima è il fatto che ci siano dei beni sottoutilizzati. Il fatto che ci siano dei beni sottoutilizzati, qui siamo, diciamo, siamo tornati a parlare della parte di consumo, che è quella che abbiamo presentato all'inizio, ricordate, car sharing, home sharing e così via. Quindi, diciamo, il primo enabler, il primo aspetto fondamentale è che ci siano dei beni sottoutilizzati. Questi beni tipicamente ci sono perché noi veniamo da 60 anni di iperconsumo in cui abbiamo comprato, non sapevamo neanche più dove mettere la roba, abbiamo dovuto addirittura inventare servizi di diciamo, magazzini a disposizione lontano perché non c'era più manco posto dentro casa, abbiamo dovuto portare la roba dentro i magazzini remoti, quindi diciamo questo è un dato di fatto. Qui mi sono scordato la traduzione, ma massa critica si capisce molto bene. Quello che dicevo prima è il discorso della liquidità. Cioè, se c'è un mercato tra pari, è importante perché questo mercato funzioni che ci siano tante persone connesse, ci siano tanti oggetti a disposizione. Cioè, se su Airbnb ci stanno 10 case, insomma, non è proprio interessante. Se ce ne sono 500.000, comincia a essere abbastanza interessante perché, diciamo, l'incontro tra domanda e offerta avviene molto più facilmente, quindi più crescono, più sta massa critica cresce, più questi servizi migliorano in qualità, in capacità di rispondere alle necessità delle persone. E poi c'è un altro enabler fondamentale che è quello del trust, cioè mentre i primi due sono abbastanza chiari, no? Perché sono, diciamo, sono anche aspetti che familiari, il discorso del trust è un discorso un po' diverso, un po' nuovo, no? Non siamo proprio abituati noi
affidarci delle altre persone, no? Almeno negli ultimi 50 anni ci hanno sempre, cioè, ci hanno in un certo senso anche un po' bombardato la testa, facendoci rimanere chiusi dentro casa, no? Meglio addirittura non parlarci ai vicini, perché potremmo magari essere un mezzo assassino, no? Cioè, il principio è quello che non ci fidiamo delle persone. Cosa succede con la rete? Col fatto che i social network adesso, diciamo, ci permettono di averci molta più visibilità nella vita delle altre persone, sostanzialmente, conosciamo molti più dettagli, magari scopriamo che abbiamo amici in comune, interessi in comune, ok? Quindi i social network hanno, in un certo senso, sono stati un po' il principale fattore abilitante della nascita di questi nuovi servizi, perché hanno riportato la fiducia e l'interesse nei confronti dell'altro, nei confronti del pari, dell'amico dell'amico, e ci hanno permesso di cominciare a rifidarci un pochino, no, delle persone che conoscevamo sulla rete. Cioè, internet ci ha avuto un po' questo effetto. E dunque, infatti, come dice la slide, la tecnologia facilita, no? E dunque potete immaginare che in questo mondo dei mercati peer-to-peer, il trust, cioè la reputazione, la capacità di fidarsi, ha un ruolo molto importante. Io comunque, quando vado su Airbnb a casa di un'altra persona, se quello è un pazzo assassino che veramente mi accoltella, diciamo, non è positivo. Quindi, in un certo senso, il fatto che ci siano, per esempio, le recensioni sugli ospiti, sono tutti strumenti che servono per aumentare il trust, cioè la fiducia verso queste persone qua. Poi ci arriveremo, perché una parte ci passerò velocemente. E altro aspetto fondamentale per quanto riguarda l'economia collaborativa e il consumo collaborativo sono le città, perché ovviamente le città, essendo dei grossi agglomerati di persone, no, aiutano pure a mettere in contatto necessità e disponibilità dei beni. Per esempio, il car sharing funziona dentro le città, non funziona su un'area rurale dove c'è una persona ogni 100 km, no? Okay. Quindi le città sono sostanzialmente i nuovi hub dell'economia collaborativa. Okay. In un certo senso le città sono poi i nuovi hub del futuro, soprattutto perché nel passato sono stati aggregatori perché c'erano delle opportunità, cioè la gente andava in città perché c'era lavoro. Okay. Oggi, tristemente, diciamo, questo lavoro ce n'è sempre meno, e ce ne sarà sempre meno, perché in un certo senso l'automazione, l'efficienza, no? Un po' abbattono, no, la necessità del lavoro. Però a oggi le città, appunto, rappresentano le piattaforme d'eccellenza della condivisione. E se siete interessati, c'è un report molto bello che ha rilasciato nel 2013 Shareable, che appunto fa un riassunto su quattro aree di policy per le città per incoraggiare l'economia collaborativa, e come potete vedere riguardano il trasporto condiviso, che è quello di cui abbiamo parlato per metà della presentazione, l'housing condiviso, quindi Airbnb, tutte queste cose qua, gli effetti che hanno in termini di gentrificazione e tutto il resto, la parte di job creation, che è quello che abbiamo parlato, sostanzialmente anche il fatto che i freelance aumentano, il lavoro si liquefa, ok? E poi c'è una parte interessante di cui ancora non abbiamo parlato, anche di cui oggi non parleremo granché, se non per l'aspetto legato ai tweet, no? Che abbiamo parlato prima, che riguarda il cibo e le città, cioè quindi l'agricoltura urbana, gli orti condivisi, la permacultura, cioè tutto quello che riguarda l'aspetto di come le città nel futuro ricominceranno a produrre anche cibo, no? Ok, perché è comunque qualcosa che serve, cioè abbiamo bisogno anche di trasformare questo aspetto delle città. E vado un po' più veloce qua, forse questo vale la pena di dirvelo, cioè il ruolo delle città è talmente importante che addirittura prima abbiamo parlato di economie alternative. La città di Bristol ha creato una moneta alternativa chiamata Bristol Pound, che praticamente è una cambiata 1-1 con la sterlina, ma è accettata soltanto da negozi e da produttori locali. Quindi, in un certo senso, quando uso il Bristol Pound sto alimentando la mia comunità, sto generando ricchezza che rimane nella mia città. Talmente questo progetto è stato di successo
che il sindaco di Bristol oggi prende lo stipendio soltanto in Bristol Pound, quindi vuol dire che lui ci può vivere più o meno. È interessante vedere un po', diciamo, come scala questo discorso dalla città allo Stato, no? Perché poi alla fine stiamo parlando di nuovi modelli, ma effettivamente questi nuovi modelli hanno un impatto. Oltre alla città, qual è il ruolo che ci può avere per esempio lo Stato? Lo Stato in un mondo iperconnesso, globalizzato, basato su internet, no? Sulle comunità su internet, tendenzialmente è uno Stato che perde di importanza da un certo punto di vista, no? Anche perché lo Stato sta in crisi, c'ha meno soldi, può essere meno in grado di aiutarci da un certo punto di vista, no? Quindi siamo noi che ci dobbiamo aiutare un po' da soli, sostanzialmente. E questo è anche un po', diciamo, nell'ottica e nello spirito dell'economia collaborativa. Cioè è il fare, diciamo, il creare qualcosa partendo dalle comunità orizzontali, cioè non andando a cercarsi il supporto dello Stato che magari ti diede soldi, ma banalmente, per esempio, mettersi insieme con crowdfunding, no? Per finanziare un progetto di innovazione sociale, piuttosto che invece che andare dall'investitore, no? Prendersi i soldi dai vari. Però, diciamo, lo Stato, secondo molti, diciamo, si va verso una prospettiva per cui lo Stato diventa un po' un partner. In che senso? In un senso, diciamo, di abilitare una nuova sussidiarietà con le comunità, con la società. Cioè oggi, per esempio, la cura degli anziani o dei bambini, no? Diciamo che normalmente viene fatta da entità pubbliche. Quando il pubblico ha meno soldi e farà meno welfare, inevitabilmente quello che serve è che emerga un welfare informale dalla società, e per cui i cittadini possono farsi da soli il suo welfare, sostanzialmente. È economia collaborativa applicata allo Stato sociale, ok? E per fare questo lo Stato può fare tante cose. Per prima cosa può delegiferare, per esempio. Può fare in modo che sia più facile fare servizi, cioè, banalmente, aprirsi un asilo collaborativo in cui una mamma magari può gestire 10 bambini. Per farlo ci serve una legislazione magari un pochettino più permissiva, ok? Oppure, diciamo, fare in modo che le associazioni possano fare delle attività centrali anche dal punto di vista del Stato sociale. Oggi magari ci sono dei requisiti di, non so, finanziarizzazione che vanno semplificati, perché nuovi player, nuovi attori devono poter fare servizi di welfare, okay? Diciamo, questo è quello che volevo, diciamo, come vedete anche la slide, quello dice, no? Cioè, è uno Stato che, lo Stato partner, è uno Stato che rende possibile la creazione di valore dai cittadini. E un esempio molto interessante, che non c'è una slide, ma che potete vedere, è il lavoro che è stato fatto a Bologna con l'Apsus, in cui sostanzialmente il Comune di Bologna ha fatto un regolamento specifico proprio per aumentare le possibilità di sussidiarietà orizzontale tra associazioni, no profit, aziende e welfare e pubblica amministrazione, cioè creando nuove opportunità. Si chiama Lapsus, lab come laboratorio, e se cerchi, credo, City as a Common, una cosa del genere, comunque poi se mai ti mando il link e tutto. Estremo, visione estrema di cosa può diventare lo Stato nel mondo dell'economia collaborativa, Frog Society, un progetto per cui per la prima volta uno Stato sovrano, l'Ecuador, ha preso il guru dell'economia peer-to-peer, che si chiama Michel Bowens, e gli ha messo in mano la progettazione di un piano strategico per abilitare una transizione del sistema ecuadoregno, dello Stato ecuadoregno, dalla economia del mercato capitalista alla economia basata sui beni comuni. FLOC sta per Free Libre Open Knowledge, cioè conoscenza libera, aperta e... No, free libre è un sinonimo, quindi conoscenza libera aperta. Quindi la transizione da, appunto, come dicevo, da una società capitalistica tradizionale liberista a una società basata sui beni comuni, ok? E questo progetto è molto grande e probabilmente, diciamo, sono un po' scettico che possa arrivare a completa, diciamo, implementazione. Ho avuto modo di parlarne con Michel diverse volte. E se lo vedete, c'è tutto un chapter oggi che lui ha scritto, in cui spiega, no, tutte quante le aree in cui lo Stato dovrebbe trasformarsi, dovrebbe trasformare le sue leggi e tutto il resto
proprio per abilitare la creazione di valore basata sui beni comuni. Perché oggi che succede? Che se si crea per esempio un software open source, come dicevo prima, e poi un'azienda lo usa per farci soldi, a me non me ne viene niente. Se io produco valore su Facebook e Facebook fa i soldi, a me non me ne viene niente. Quindi capite che in un certo senso bisogna riprogettare un po' le basi legali della società per fare in modo che non ci siano queste occasioni di sfruttamento, ok? E quindi se io produco qualcosa per i beni comuni, io vengo retribuito in un certo senso. Io, in sostanza, che io possa avere un sostentamento producendo per i beni comuni, che sembra una cosa assurda, ma in realtà se ci pensate è completamente... Oggi non è possibile per me, cioè se io producessi qualcosa per la collettività, non avrei nessun modo di sostentarmi, perché chi mi paga? La collettività, se non passa attraverso lo Stato, non mi paga nessuno. Comunque, diciamo, questo è un tema molto visionario che vi consiglio di approfondire se ci avete interesse, per capire, diciamo, qual è l'implementazione, la visione più estrema della società basata sui beni comuni. Molto velocemente, però non so, fino a ancora vogliamo chiudere, secondo voi? Cerco di andare avanti al massimo una mezz'ora, così vi lascio anche qualche domanda. Diciamo, non mi soffermo troppo sul discorso del trust, perché più o meno ve l'ho spiegato, ma sostanzialmente esistono decine e decine di piattaforme, ok? Quindi quello che sta succedendo è che stanno nascendo pure dei nuovi player che cercano un po' di creare dei modi per accentrare, no? e per gestire questo trust, questa reputazione in maniera che sia, come dire, anche riutilizzabile attraverso diversi servizi. Faccio un esempio: se io sono un buon guidatore di Lyft, magari ho anche affittato la mia stanza su Airbnb e non ho devastato niente, diciamo, questa contribuisce a creare reputazione positiva per me. Quindi magari se io un giorno vado a chiedere soldi su peer-to-peer lending, che lo abbiamo visto prima, un prestito tra pari, posso dire: guardate, questa è la mia reputazione, è la reputazione positiva. Ed è un po', diciamo, come se facessimo un servizio di reputazione. Tipicamente esistono quelli per i prestiti proprio, tra l'altro. Scusa? Esatto. Di profiling, lo facessimo un po', diciamo, tra pari, ok? Quindi cercassimo di consolidare questa reputazione che ci abbiamo per usarla dentro a questi sistemi. Come vedete, il trust e la reputazione sono fondamentali, ma proprio, cioè, non potete farne a meno se volete usare questi servizi qua. Faccio un esempio: se voi andate a casa di una persona, come vedete, questo è un annuncio di Airbnb. Come vedete, c'è l'opinione generale, la precisione nel risponderti, no? La pulizia, l'arrivo, piuttosto che la posizione, la comunicazione, e ci sono revisioni molto chiare, no? Delle persone che sono state a casa di questa persona. Ok, se voi andate a casa di una persona, fate un danno e lui vi mette una recensione negativa e dice: questo mi ha rotto, non so, ha fatto un danno a casa. Tanta fortuna prima di riaffittare una stanza, da prima un altro profilo, un altro nome, con un'altra persona, perché, diciamo, è veramente, c'è un modo molto diretto di misurare l'affidabilità, la reputazione. E queste 5 stelle, questi rating, di fatto fanno la fortuna e la sfortuna di tutti quelli che utilizzano questo tipo di marketplace. Quindi, in un certo senso, quello che voglio dire è che è vero, i controlli, no? I controlli servono. Però in un sistema così liquido, dove è molto semplice dire se una persona è affidabile o meno, diciamo, la comunità riesce molto facilmente a sostituire i controlli, ok? Diciamo, qui non mi soffermo molto, però, appunto, come dicevo, diventa importante pure il vostro profilo sociale, in un certo senso, ma se non altro perché, per esempio, lì ci potrebbero essere altre informazioni. Cioè, una persona, se io vado su Airbnb, no? E metto la mia faccina, lui sa che se clicca può aprire il mio profilo Facebook. Io ho un profilo Facebook sostanzialmente pubblico, diciamo, no? Perché ovviamente faccio sto lavoro, quindi lui può vedere praticamente tutto di me. Quindi magari può addirittura scoprire che, diciamo, io sono una persona a cui sarebbe interessato
a farci una chiacchierata, insomma, mi sono spiegato. Quindi tutto diventa uno strumento per acquisire questa reputazione che poi vi è utile nell'utilizzare questi servizi qua. Addirittura lui potrebbe scoprire che abbiamo un amico in comune. A me è successo diverse volte di andare su Airbnb e vedere questa persona c'ha un amico in comune, clicco e vedo, ah, c'è un amico in comune, allora magari posso chiedergli che persona è. Okay. Questi sono dettagli su cui non mi soffermo, vado un pochino avanti, perché ovviamente, come vi dicevo, quello che sta succedendo è che stanno nascendo decine di approcci. Questo in particolare, diciamo, è l'approccio che sta usando BlaBlaCar, che ha avuto molto successo, perché voi considerate che andare in macchina con uno sconosciuto, insomma, non è una cosa da poco, no? E quindi diciamo, è molto importante su una piattaforma come questa averci, diciamo, una struttura, un sistema di gestione della reputazione molto 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 chiaro. E comunque, dicevo, giusto per concludere, esistono quindi tanti servizi che stanno cercando di accentrare il trust, la reputazione che provengono da diverse piattaforme come Trust Cloud, no? E renderli anche portabili. Ok, per esempio generare la mia Trust Card, ok, con un punteggio numerico, ok, tipo 800, che significa che io ho una buona reputazione, ok? Che può significare reputazione, può significare sia le mie recensioni su Airbnb, ma anche i miei follower su Twitter, per dire, no? Ok, okay. Tutti aspetti che fanno la mia reputazione. Questi sono, diciamo, un po' di challenge legati al trust, e un po', penso siano un po' anche domande che ci avete in mente voi, no? Come faccio ad utilizzarlo su più piattaforme? Can I trust the trust platform, quello che dicevi prima tu? Oppure posso, come saranno usati i miei dati? È chiaro, no? Questo, diciamo, riguarda un po' tutto il tema della protezione dei dati personali sulla rete, no? Però diciamo che è inevitabile, il progresso tecnologico si porta sempre appresso un po' queste sfide qua. Su trust non mi diciamo, soffermo molto, però vi faccio capire che è un aspetto che non riguarda solo la parte dell'economia collaborativa, ma in generale, diciamo, oggi piano piano con la rete sta diventando sempre più importante la reputazione, e addirittura ci sono aziende oggi che assumono sviluppatori piuttosto che tecnici sulla base della reputazione che hanno online. Ci sono magari dei forum, dei posti dove i tecnici si scambiano commenti, risposte, come Stack Overflow, per esempio, che è un posto dove tu puoi fare delle domande tecniche e le persone ti rispondono. E tante volte, diciamo, quando oggi tu ti candidi per una posizione di lavoro, ti viene richiesto il tuo profilo su questi servizi qua, ok? Quindi in un certo senso la reputazione sulla rete e la reputazione sociale sta diventando enormemente più importante. Infatti questo tweet è emblematico, che dice: quando si tratta di assumere una persona, prenderò in esame un GitHub commit log invece che un curriculum. GitHub commit log è la sua storia di contribuzione su GitHub, che è una piattaforma di sviluppo software open source. Cioè, se tu sei uno sviluppatore che ha contribuito tanto a progetti open source su GitHub, per me, come datore di lavoro, tu sei meglio di tanti altri che magari scrivono cazzate sul curriculum. Quindi io considero sia la tua capacità tecnica, ma non solo, perché posso vedere quello che hai scritto, ma magari anche, perché no, la tua voglia di contribuire al software open source, a un bene comune, come fattore di differenza, differenziante. Io mi fermerei qua e farei un po' di domande e risposte, perché diciamo, poi entriamo su cose forse un pochino troppo complesse dopo 2 ore di seminario.